Ciao a tutti e bentornati in questo ultimo video della giornata che registro, perché mi sa che la luce è quello che è. Però non avevo video con swatches particolari da registrare e ne approfitto anche per fare questo video. Non sono a fine mese, forse prevedo di terminare un altro prodotto del progetto hashtag Falling Pan Itta, quindi seguite questo progetto. Si so di non avere un'unghia, però non ho ancora avuto il tempo di farlo, quindi sto preferendo fare i video e dopo mi farò le unghie e la manicure. È il progetto Falling Pan Itta, creato da Top and Pink su Instagram, e praticamente dovevamo scegliere 8 prodotti da portare avanti da settembre a dicembre, collegando per ogni mese 2 prodotti in base a colori, sensazioni, avvenimenti, per vari motivi che magari vi riandrò a citare. Ma se volete, sulla playlist PSP, perché alla fine io lo considero come un progetto smaltimento prodotti, potete trovare tutti i progetti che io sto seguendo, tra cui il PSP Occhi e Labbra, che è ormai un anno che lo sto facendo. I prodotti con il buco hanno la loro playlist, perché è un video, una tipologia che faccio da anni ormai e che ci tengo moltissimo a registrare. Avrete uno spoiler anche qui, a meno che non abbia già pubblicato il video, ma non so, dipende come sarà la programmazione, la decido al momento in base a quanto mi è facile editare un video oppure no. Solitamente sono più facili i video da editare senza i close up rispetto che i close up. E poi dopo ho altri progetti che andranno ad aggiungersi, tipo i prodotti make-up che sto finendo, che sono lì ma che non fanno parte del progetto smaltimento prodotti, quindi del PSP, e altri che ce ne saranno con il 2019. Vi mostro tutto, preparatevi a 2 gioie. Una mezza gioia, una quasi gioia, insomma quasi gioia, però non c'è mai una gioia. E su questo sono contenta, perché almeno sono riuscita a sfruttare chi più e chi meno mi si è incollato un capello qui, mi sta facendo dannare, ecco, l'ho tolto via, perché mi dà fastidio il gloss quando si appiccica i capelli, io avendoli ricci col gel mi dà fastidio averli sulla bocca. Vi faccio vedere insomma tutta la mia situazione. Mese di settembre avevo selezionato 2 matite di Essence, queste qui automatiche. Una è la Long Lasting High Pencil numero 32 Go Green, che è entrata a far parte di quei prodotti che utilizzo ma che non sono del PSP Occhi e Labbra, e sono a questa situazione qui. Non credo di finirla entro l'anno, perché mi mancano pochi giorni insomma per la fine dell'anno. Però sono contenta di avere questo risultato. È una matita che utilizzo tutti i giorni, che ce l'ho anche, si intravede leggermente oggi. E questo è quanto. Era nuovissima, cioè quando l'ho comprata era la punta così che usciva. Quindi essere arrivata ad avere questo livello qui di prodotto per me è tantissimo. Vuol dire che in 3 mesi sono riuscita ad utilizzarla parecchio. E sono contenta di questo risultato. Un po' meno, perché mi sto focalizzando su altro, la matita Long Lasting 29 Berry Fantastic, che ho utilizzato tanto a settembre e un po' ottobre. A novembre l'ho diminuita, a dicembre non l'ho mai utilizzata e non la utilizzerò neanche, perché sto finendo una matita di Kiko. Però questa è la situazione, sempre di più rispetto alla matita verde, ma quando finirò la matita di Kiko sicuramente questa entrerà in funzione. Mi è piaciuta tantissimo come eyeliner quando non volevo utilizzare o il nero o il dorato o altri colori, o il grigio che ho anche. Ho utilizzato questo color borgogna su dei trucchi chiari, mi è piaciuto tantissimo. Noto, essendo una che ha sempre comprato questa tipologia di matite long lasting, che le ultime le hanno fatte leggermente meno morbide, quindi la mina si spezza meno facilmente. Almeno io ho riscontrato questo, non so, fatemi sapere voi se avete trovato questa differenza. Mese di ottobre, sapete, io non mi ricordo, qual era il mese di dicembre? Ottobre mi sa che erano questi 2. Iniziamo con una gioia. Ho finito finalmente il Fix Me Spray di Bella Oggi nel mese di dicembre. L'ho utilizzato non come spray fissante per fissare il make-up,
ma per bagnare la BB Cream di Sobio Etique, che non mi piaceva per niente e tuttora non mi piace. Se invece riesco un po' a bagnarlo con qualche spray fissante o acqua o qualsiasi composto liquido, riesco a utilizzarla un po' più volentieri, ma da sola assolutamente no. Tra l'altro poi ho voluto finire questo spray fissante perché al primo posto all'alcol denaturato, si sentiva tantissimo, mi faceva stannutire ogni volta che me lo spruzzavo a fine make up, e in più comunque anche se lo utilizzavo come base mi seccava tantissimo la pelle. In inverno tendo ad avere una pelle più secca che grassa, invece in estate tendo molto a lucidarmi. Questo mi ha veramente portato ad avere tanto la pelle secca, e mai più bella oggi mi ha fatto un prodotto assolutamente che non vi consiglio per niente. Se lo trovate ancora negli espositori, lasciateglielo lì, costa poco ma vale poco, anzi meno di poco. Bene, poi ho una quasi gioia. Allora, non pensavo di riuscire ad arrivare a questo livello. Fatemi sapere se voi lo considerate prodotto bucato. Mezzo cinese, un prodotto bucato. Per me è un prodotto bucato questo blush della Make Up. Lo vedete anche da qui. Siccome con un'unghia, con il prodotto rotto, con la plastica, ero andata a sbattere tempo fa sulla parte polverosa, sono andata veramente avanti a utilizzare il prodotto sul solco che avevo fatto e sono a questa situazione. Si sta sgretolando pian piano, pare che sotto non ci sia niente, cioè non capisco questo prodotto, ha un buco particolarissimo, quasi come un cratere, non lo so, è molto particolare. Non ho quasi mai utilizzato la parte chiara perché ho già un altro illuminante da utilizzare in questo progetto e sono a questo livello. Io ormai lo considero un prodotto bucato e sono contenta perché è stato difficile, perché è un blush che si sfuma veramente con grande difficoltà, super pigmentato, però è veramente impossibile da sfumare. Ho veramente l'effetto guance di Heidi con questo blush. Lo utilizzo per andare a lavoro, stringo gli occhi, vado avanti, anche i denti stringo e cerco di andare avanti a terminarlo, perché almeno per il 2019 vorrei finirlo se mi è possibile. Nel mese di novembre ho due prodotti che sono quasi una gioia e vi spiego il perché. Perché non sono prodotti finiti, ma sono dei prodotti che sono scesi, sono diminuiti, che non erano facilmente utilizzabili, ma che con tenacia e con costanza sono andata avanti ad utilizzare. Allora, il primo è un prodotto che avevo finito nel 2018 e anche iniziato nel 2017. Avevo ripreso perché mi era piaciuto, anche se mi ossidava leggermente la pelle. E questo è il secondo fondotinta di Max Factor Lethally Skin Harmony nella colorazione Warm Almond 45 con un fattore di protezione 20, che ho utilizzato fino a questo livello. L'ho utilizzato anche oggi, per essere un prodotto che ho utilizzato principalmente per tutto il mese di novembre, perché a settembre non l'ho mai utilizzato, ottobre forse due volte, tre volte, non più di tanto. Nel mese di novembre stra iper mega utilizzato ancora, e poi dopo sono riuscita ad arrivare, ma credo anche nel mese di ottobre di averlo utilizzato. Sì, ma non tanto quanto novembre, invece adesso nel mese di dicembre l'ho portato avanti solo per i weekend. Ed è questo. Sicuramente è comunque un fondotinta che vorrei portare avanti entro la fine del periodo invernale, perché sì, l'ho aperto e mi scoccerebbe assai lasciarlo lì tra i prodotti che mi dovrò ritrovare poi dopo a settembre dell'anno prossimo da ritirare fuori col primo freddo. Ho un fondotinta di Essence che sto utilizzando tutti i giorni, sempre della linea questo qui, del Fresh and Fit. Avevo fatto un video prima con il primer dove ve l'ho messo nei prodotti no, quindi ve lo spoilerò un attimo. Sto utilizzando il suo fondotinta tutti i giorni per andare a lavoro. Ho la BB Cream ancora di Sobio Etique, ma anche lì me ne manca molto molto poca. Ho questo di Aperto e ho il fondotinta di Catrice L'HD, che anche quello è a metà e dovrei terminarlo. In più ne avrei un altro sempre della linea Fresh and Fit di
Essence, però nella numerazione 20. Attualmente sto utilizzando la colorazione 10, che con la pompetta non mi viene più fuori perché ho poco prodotto e quindi lo sto scavando con l'asticella. Sicuramente se questo io me lo metto tra le mani, essendo un prodotto che nel giro di un mese, sì, un mese mi è andato giù così, se lo utilizzate sempre, almeno in un mese e mezzo barra due lo finite. E non è proprio un bene perché non costa pochissimo, costa dai 18-16 euro, io l'avevo trovato tipo sui 13 euro, l'avevo preso scontato, ma non lo prenderei mai al di sopra dei 15 euro perché non ci spenderei tutti quei soldi per un fondotinta, io starei sempre dai 15 euro in giù se posso. E poi dopo un altro prodotto di Essence, che è un illuminante Lolo Wow, questo qui, che ho iniziato praticamente ad utilizzare costantemente da novembre in poi, perché nel mese di settembre avevo provato a metterlo, ma sopra alla cipria mi faceva un bruttissimo effetto di prodotto che si andava a mangiare la polvere. Solitamente i prodotti in crema vanno applicati su prodotti già in crema, non vanno bene su prodotti in polvere, però adesso quel fatto che magari c'è brutto tempo, un po' di pioggerellina, non so, sul viso comunque si uniforma abbastanza bene, e se quando lo comprate è a questo livello, quindi proprio all'orlo, io vi faccio vedere quanto sono riuscita a scavarlo. Così ho voluto ritirarlo fuori questo prodotto perché mi ricordo che quando avevo un prodotto di Debbie di questa linea così con l'unicorno, era più iridescente quello di Debbie, l'avevo finito molto molto velocemente, e adesso è un prodotto che sto utilizzando quotidianamente perché voglio finire un altro illuminante in stick, non ne dovrei avere altri, ho sempre o in polvere o cremosi, ma non in questa concezione a stick. Non li trovo tanto comodi, però comunque l'ho preso e se l'ho preso va utilizzato. Si chiama 10 Sparkles in Your Life, 18 ml di prodotto con un pau di, sì, un pau di 18 mesi. Non so che cosa ho detto, con un quantitativo di 6 grammi di prodotto, perché di solito dico i grammi di prodotto e poi dopo il po', invece in questo caso ho invertito. Dicembre avevo selezionato, pensando che per le feste avrei avuto diverse occhiaie, diversi occhi gonfi, stanchi, il primer di Becca, che però non mi farà compagnia perché l'ho finito a inizio mese di dicembre. Finito tutto! L'ho utilizzato tantissimo a settembre, ci ho fatto il buco a settembre. A ottobre l'ho accantonato per utilizzare quello di Smashbox, utilizzato tantissimo a novembre, e a dicembre mi ha fatto ciao ciao. Quindi questo è il mio secondo prodotto finito del progetto smaltimento, nuovo, in tonso, non ho inserito cose già utilizzate. Lo riprenderò? Probabilmente sì, perché quello che sto utilizzando attualmente di Shiseido, qui costa l'ira di Dio, boh, non so, devo ancora farmi un'idea. È una settimana che lo sto utilizzando, non vorrei ancora più di tanto sbilanciarmi, vediamo. Però per ora non mi sta tanto facendo impazzire. Questo è un prodotto che mi sta facendo dannare. All'inizio mi ha fatto tanto dannare, poi dopo ho iniziato ad apprezzarlo, adesso mi fa di nuovo ridannare. È il prodotto di Glossip, l'eyeliner super glitterato. Lo vedete anche, sono a metà, perché vedete che ho più quantitativo da qui in giù, invece sopra non ho niente. È un eyeliner glitterato super pieno, non è che semina glitter dove vuole lui. Ce ne sono... Ok, il mio problema principale è che quando lo stendo ogni volta mi fa reazione sugli occhi e me li fa bruciare tantissimo. Eppure io non l'ho mai aperto, l'ho aperto da quest'anno, ha un pau di 6 mesi, probabilmente da quando l'ho comprato a quando l'ho aperto avrà avuto qualche spiffero, qualche parte in cui è entrato e quindi è partito il pau, non saprei spiegarvi. In ogni caso devo stare sempre molto attenta a come lo utilizzo. Ho provato ad utilizzarlo da inizio mese costantemente, però mi sono arresa, ho alzato la bandiera bianca e ho preferito portare avanti altri eyeliner, tra cui uno l'ho già finito, che era nuovo anche tra l'altro, quindi mi è durato pochissimo, ma beh, anche poca quantità. E adesso sto andando ancora avanti con uno grigio di Trendy Tap di un'edizione limitata vecchia che avevo preso in Austria.
Però dopo sicuramente voglio mettermi questo di nuovo tra le mani, perché se riesco a finirlo bene, altrimenti se vedo che ancora mi dà problemi mi tocca cestinarlo. Non voglio avere problemi sugli occhi per colpa di un prodotto che comunque non costa tantissimo. Beh, sarà costato dai 5 ai 10 euro, credo, sui 7,90 forse. Quando ancora Bottega Verde mi rivendeva Glossip, peccato, però di questa linea mi piacciono tantissimissimo i rossetti liquidi. Questi erano tutti i prodotti del progetto Falling Pan Ita. Speravo meglio, perché volevo finire almeno metà dei prodotti, soprattutto le matite occhi. Invece sono andata avanti ad utilizzarle, ma non a finirle. Ho bucato il blush, quindi mi va benissimo. Speravo di portare avanti anche di più lo stick, ma lì è stato un problema mio, che non avevo voglia di mettermelo tra le mani, volevo utilizzare altro. Infatti ho finito altri illuminanti in polvere di Kat Von D della palette Shade & Light, ma non ho mai, quasi mai utilizzato da metà settembre fino ai primi giorni di novembre lo stick. Però in questo mesetto sono andata giù parecchio ad utilizzarlo e sono comunque, nonostante tutto, contenta. Poteva andare meglio, quindi il prossimo progetto, che partirà da gennaio a marzo, cercherò di essere un poco più costante con tutti i prodotti che ho selezionato. Sicuramente vi rivedrete questi prodotti, perché ok, ve li ho citati, ma non andranno nel dimenticatoio. Li vedrete sicuramente in qualche progetto smaltimento al di fuori del progetto smaltimento occhi e labbra, e li vedrete sicuramente nei prodotti finiti, perché saranno comunque dei prodotti costanti che utilizzerò, perché sono già aperti e sono nella postazione, quindi vanno assolutamente usati. Fatemi sapere se voi avete fatto questo progetto smaltimento Falling Pan Ita, o vi ricordo che su Instagram, se cercate l'hashtag che vi metto qui in sovraimpressione, oltre a trovare le mie foto con il canale, con l'account The Russia Tati su Instagram, trovate tutti gli aggiornamenti e tutti gli smaltimenti delle altre ragazze che hanno partecipato, e soprattutto di Top & Pink, che è la creatrice, e Dio mio, lei è riuscita a finire una palette Cocoa Blend di Zoeva. Io ancora mi domando come diamine sia riuscita, perché la mia intonsa è lì, mi piace, mi dispiacerebbe finirla così. Mi viene l'ansia se la vedo, però è stata molto 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 brava. Con questo, grazie per essere passate, un bacione e al prossimo video.